Flying over the pain LF, Peredil Baba, Oxa Wind, Playboy Wind, Olaz. Ora Pronobis in seconda, 28 di gioco, 3.35 Olaz, 3.90 Playboy, 5 Oxa Wind, 6 Penelope K, 9 Ora Pronobis, questi i più giocati. 150 metri al punto dello stacco, 7 in prima fila e 7 in seconda. È di galoppo Penelope K, questa è una notizia perché è una cavalla di chance. Si parte con velocissimo Ortega OM che tende a scendere la corda, vi scende in 30 metri o 50 metri. Mentre è finita tabellone anche Olinese, in seconda posizione Obsession B, oggi molto più svelto del solito, 13-4 il parziale. Cerca di avanzare subito Playboy Wind e puntare sulla testa, mentre cerca la corda Ops, creando un po' di intralcio a quelli dietro. È partita abbastanza male Oxa Wind, che è penultima, se non ultima. 400 in 28-1, con Ortego M, Roberto Andreghetti in vantaggio nei confronti di Obsession B, Playboy Wind allo scoperto. Ottima seconda pariglia per Olaz, la terza per ora Pronobis. I 600 in 43-7, 33 dall'imbocco della curva al palo, con Playboy Wind che va gradatamente su Ortega M, l'imbocco della seconda curva. Oxa Wind ultima al largo, anticipata anche da Over the Pain LF. Un po' di frusta per Playboy Wind, 58-7 a metà gara. Ortega OM in vantaggio, Playboy che arranca, Olaz in seconda pariglia. Ortega OM a 1,5 sul resto del gruppo. In seconda posizione la corda sempre bene Obsession B. Il chilometro di Ortega in 1,13,5, 29,8 dal palo metaletto opposta. Viene via Olaz che salta Playboy che non è più competitivo. Viene via anche ora Pronobis, anche Over the Pain LF, Olaz aggancia Ortega OM, tende a passare già a 4,50 dal traguardo con un paletto in 14,5, 1,27,9 per i 1,200. Olaz prende mezza Ortega in terza ruota, ora Pronobis si avvicina Over the Pain LF, prova a avvicinarsi anche Oxa Wind che viene dal fondo, ora Pronobis e Olaz alle prese, seguiti da Over the Pain, ora Pronobis a centropista, è preponderante nei confronti di Olaz, poi Over the Pain LF, ora Pronobis deve difendersi dal serrato interno di Over the Pain LF, ora Pronobis e Over the Pain, ora Pronobis vince su Over the Pain LF, terza è Olaz, quarta è Oxa Wind, 1,57,5 il totale, 29,4 gli ultimi 4, ultimi 6 in mezzo alla pista, per ora Pronobis, Tommaso Di Lorenzo che nel finale controlla tutti i tentativi di Over the Pain LF, al terzo Olaz, calata in arrivo, al quarto venendo veramente da lontano, Oxa Wind al quinto, ancora il numero 12 di Playboy Wind.